Presidente Brocco, facciamo un sondaggio. Sofferto più lei in tribuna o Marco Pomante tarantolato dalla panchina, soprattutto negli ultimi minuti di questo derby? Penso più Marco Pomante perché chiaramente essendo il mister ci teneva molto a questa vittoria. È stata, come dire, molto bella, combattuta. Alla fine siamo stati premiati diciamo, per la volontà di raggiungere questo obiettivo, cioè questa vittoria. Lei quanto ci teneva? Ma io ci tengo sempre, ci tenevamo a Campobasso, lì non siamo stati un po' fortunati, abbiamo fatto una gran bella partita, abbiamo ricevuto tanti complimenti, però i punti li abbiamo lasciati a Campobasso. Oggi anche merito molto del Notaresco che ha fatto un secondo tempo veramente tenendo molto, molto più palla rispetto a noi, anche se potevamo chiuderla la partita con quella traversa, l'avete visto anche voi, insomma, due volte eravamo sul punto di. Però dopo abbiamo mantenuto il risultato, ci siamo difesi senza patemi d'animo, e quindi un grande elogio alla squadra per aver raggiunto questo obiettivo. Contento di come questa squadra sta affrontando tutti questi impegni ravvicinati ogni 3 giorni. È molto difficile perché giocare la domenica, il mercoledì, la domenica, quindi turnover tra i giocatori, rimpostare di nuovo le formazioni, giocatori che stanno bene, però dopo li devi sostituire per dar respiro e quindi far giocare anche gli altri. La fortuna nostra è che comunque abbiamo una bella rosa di giocatori, quindi il mister può veramente attingere da una panchina lunga. Adesso si continua, prossima gara un po' più morbida contro l'Agnonese in casa, anche se le partite sono sempre da No, giocare. non ci sono partite morbide, quindi la dobbiamo giocare. La dimostrazione anche quando siamo andati a Agnone, che forse l'abbiamo preso un po' così e abbiamo decimolato solo un punto. Adesso in casa giocheremo rispettando gli avversari come abbiamo fatto oggi e come abbiamo vinto anche le altre partite.